fronte alla violenza e al senso di insicurezza che viviamo in questi giorni, segnaliamo che sarà organizzato un piano strategico dettagliato per... Il comunicato ufficiale ha confermato che continua la ricerca a livello nazionale di Joaquín El Chapo Guzmán, accusato dell'omicidio del cardinale Juan Jesús Posadas Ocampo. L'esercito e le forze di polizia... Possiamo stare tranquilli? È tutto a posto. Buonanotte, capo. Buonanotte. Prendiamo i soldi e andiamo a El Salvador. Mettilo qui. E il coltello. Sono tutti marci, Chapo. Porca puttana! Grazie, capo. Grazie, capo. Andiamo. Chapo, perché li hai pagati? Non abbiamo soldi. La mia testa ora vale 5 milioni, Tonio. Dovremmo dare parecchi soldi ai nostri alleati perché non ci tradiscano. Abbiamo setacciato tutta la città. Non lo troviamo da nessuna parte. State controllando i suoi? Ho Ismael e Guero sul radar, capo. Niente di strano per ora. Non è un idiota. Sa bene che lo stiamo cercando. Abbiamo già sparso la voce che cerchi informazioni.
Se ci contatta o compare da qualche parte lo sapremo. Pieno. Sai che ore sono? Grazie. Tieni il resto. Parti piano, non dare nell'occhio. Due stanze, per favore. A nome di chi? Jorge Ramos Perez e Carlos Tijero. Chiunque abbia notizie deve comunicarle immediatamente al numero in sovraimpressione. Si tratta presumibilmente dell'uomo conosciuto come Chapo Guzman. Ciò che abbiamo appena annunciato è supportato da testimoni. Devo sentirli per avere i soldi e chiudere l'affare di El Salvador. Lo farò io come prima cosa domattina. Però mi raccomando, non chiamare nessuno della famiglia. Neanche Guero e Ismael. Amado sta col governo, quindi li terranno sotto controllo e intercetteranno tutte le telefonate. Sopra. Andiamo, tesoro. Non devi preoccuparti. Abbiamo messo uomini di guardia. Vieni. Corri, corri, corri. Secondo te per quanto tempo dovremo restare qui? Mm. Fino a quando si calmeranno le acque. Non mi fido per niente di quei bastardi. Adesso vogliono il Chapo, ma vedrai che dopo verranno a cercare anche noi. Ci sono debitori. E io li costringerò a pagare. El Chapo, Ismael e Amado. Di Ismael e Amado ci vendicheremo dopo, Ramon. Del Chapo non dobbiamo preoccuparci. Anche se si nascondesse sottoterra, ormai quell'uomo è finito. Dov'è il tuo capo? Qui non c'è. Nelle immagini che state vedendo, vengono inquadrati diversi nascondigli che sono stati usati da Joaquim El Chapo Guzman. Guzman è ancora in fuga, ma secondo il generale Blanco non lo sarà per molto. Generale, signori, generale, l'unica cosa che posso dire è che è in corso un'operazione di polizia. Che lo abbiamo circondato e inoltre che in poche ore sarà arrestato. Vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi delle indagini. Grazie mille. Un momento. Grazie mille, vi ringrazio mille. Aspetti. Permesso. Scusate. Grazie. Generale, un momento. Generale,
Grazie, grazie. Attendiamo ulteriori informazioni per confermare se il capo Guzman è stato catturato, se qualcuno lo ha aiutato, cosa può realmente aver fatto e se è davvero in quella casa. In attesa di altre notizie, su questo caso sappiamo argomento e proseguiamo con il meteo. Sei sicuro di riuscire ancora a venire alla festa? Certo. La festa ci sarà, come programmato. Ma tu assicurati che la bimba arrivi al Salvador. La bimba sta comodamente viaggiando con me. Le altre quattro bimbe arriveranno dopo. Lasciale al solito posto. Ordina che non le spostino. Andrò io stesso a prenderle per portarle alla festa. Sì, signore. Siamo in attesa di nuovi ordini. Aspettiamo conferma. Pronto? Cio, sono io, ho bisogno del tuo aiuto. Ti ascolto. Non voglio sentire scuse. Raddoppia i posti di blocco, se necessario. E non chiamarmi finché non avrai arrestato il Chapo. Che idioti, teste di cazzo. Io torno domani, dopo il funerale del cardinale. Se succede qualcosa, informami subito. Certamente, generale. Buonasera. Salve. Sto cercando un articolo della Nota Roja di una decina di anni fa. Compili il modulo, per favore. Molto gentile. Aspetti solo un momento. Grazie. Signori, tra quattro giorni avrete i vostri passaporti e gli altri documenti. No. Mi servono prima. Non riuscirò ad andarmene da qui. Insisterò perché siano pronti per dopodomani. Non deludermi, Laura. E ha detto che lui non aveva problemi. Lui era perfettamente d'accordo. Anche l'ultima volta, però, ha detto che era tutto a posto. Guarda, guarda un po' chi c'è. Che succede? Che cosa hai lì?
Che notizie hai? Otherwise, all the accusations that General Blanco has managed to keep secret over all these years will come to light. Vorrei una copia di questo fascicolo. Quello è il codice. E vorrei vedere le edizioni dei 15 giorni successivi di El Global. Un momento. Gabriela Saavedra. Chi lo ha ucciso? È successo molto tempo fa. Perché le interessa? Il generale Blanco è il mio capo. Non ci vuole molto per capire che persona è davvero. Un bastardo. Senta, non posso dirle molto altro. Ma se devo essere sincero, nulla. Mi farebbe più piacere del suo fallimento. Ufficialmente non si è mai saputo chi l'ha ucciso. Però lei ritiene che sia stato il generale. Non ci vuole un grandissimo sforzo per capire che è stato lui. Perché ne è tanto sicura? Pulito fuori, ma con la coscienza più lurida che mai. È così che dicevamo noi giornalisti. La guardia del corpo era il suo capro espiatorio. L'unico vero responsabile di quegli stupri era Blanco. Perché non lo ha mai denunciato pubblicamente? La minacciò? No. Lui era tenente in quegli anni, ma sapeva di essere ben protetto. Non ho mai avuto accesso ai documenti del Dipartimento di Giustizia. E senza quelli, niente articoli né inchieste. E se le dessi accesso a queste informazioni? Sarebbe l'articolo della sua carriera. Lo pubblicherebbe. Se lei ha le palle di mettersi contro il generale, io faccio il culo a quel bastardo. Sta attento, figlio mio.
Andate. Quanto tempo. Allora, come va, Alberto? Non c'è male. Sono contento. Come va la vita? Tutto bene. Senza autorizzazione non si può accedere alle informazioni del Dipartimento di Giustizia. Corrado, rischio il posto di lavoro. Ascolta, non posso avere un'autorizzazione ufficiale. È troppo complicato. Però posso darti un po' di soldi per portare la tua famiglia in vacanza. Le tue figlie sono mai state a Orlando? Stanno crescendo, Alberto. Se non le porti ora, quando le porterai? Devi solo aprirmi la porta, nient'altro. Ho il tuo regalo. Andiamo là stasera. Ti darò 5 milioni di baci quando ti vedrò. I tuoi baci sono la mia salvezza. Avvisami quando arrivi. Nel corridoio 20 c'è tutto quello che ti serve sugli abusi sessuali. Lascia ogni cosa al suo posto, per favore. Ricorda che hai solo 6 ore. Sì, sta tranquillo.
Non posso accompagnarti oltre. Mi hanno detto di darti questo. Da qui non manca molto per arrivare alla capitale, ok? Ora vai. Don Ernesto? Come va? Buongiorno. Patente e libretto. Sì. È di Guadalajara? Sì. Che cosa ci fa qui? Vivo a Città del Messico. Sono andata a Toluca per prendere del chorizo. Vada pure. Grazie. Ho bisogno che tu vada subito in Guatemala. Devi preparare tutto per quando arrivo. Paga chi devi pagare. Voglio stare sicuro a El Salvador. Trova Rosado. È il capo laggiù. Digli che mi serve protezione. Pronto? Come desidera, signore. Chapo? Sì. Ho qui il tuo regalo, sano e salvo. Arriviamo. Buonasera. La patente, per favore. E il suo furgone non ha la targa. Ha un permesso? Dovrò farle una multa e sequestrare il veicolo. Agente, forse possiamo trovare una soluzione. E quale sarebbe? $10,000 e mi porti dal tuo capo. Uno che sia disposto a trattare. Hai i soldi con te? Sì. Aspettami. Spero che funzioni, capo.
Dobbiamo rischiare, Tonio. Non c'è alternativa. E se invece ce la filiamo adesso? No. Ci cercano dappertutto in città. Ci serve aiuto per andarcene. Ricevuto. Resta in contatto con la centrale. Avvisami subito se succede qualcosa di strano. D'accordo. Mani in alto! Che ha detto il tuo capo? Mani in alto! Dammi la borsa! Muoviti! Scendete! Con le mani in alto! Muoviti, stronzo! Forza! Veloce! Avanti, coglione! Sono loro, capo. Carlos Tijero e Jorge Ramos. Che vuoi? Perché volevi vedermi? Volevo proporle un accordo. Io non sono Jorge Ramos. Sono il Chapo Guzmán. Intelligente. Possiamo accordarci. La tua testa vale molto, Chapo. Più di qualsiasi accordo. La mia libertà vale di più. Questa volta no. Andiamo. La taglia sulla mia testa vale $1,000,000. Io gliene do 2. Si assicurerà il futuro della sua famiglia. I tuoi soldi non mi daranno la fame. La tua cattura sì. Chi ha arrestato Carlo Quintero e Don Neto? Lei sa bene che non sono stati quelli apparsi in TV. Se mi arresta, lo stesso accadrà a lei. Conosce il generale Blanco. Pensa che darà credito a lei? Si inventerà che è stato lui ad arrestarmi e alla fine si prenderà da solo tutto quanto il merito. Nessuno saprà di lei. E si pentirà di non aver accettato la mia offerta. $2,000,000, capo. Lasci che mio socio vada a prendere i soldi e sarà un uomo ricco. I soldi comprano il potere. Se mi arresta, io perdo. Ma perde anche lei. L'unico vincitore sarà il generale. Io. Dove sono i soldi? In auto. Joaquin. Quanto? $2,000,000. Comandante! Sapevo che era un uomo che ragiona. Qualsiasi cosa ti serva, chiedi pure. Sì, mi serve una cosa. Non hai che da chiedere.
Devo andarmene dalla città. Mi hai salvato il culo. Vieni con me in Guatemala. Dici sul serio? Sì. Io andrei in capo al mondo con te. Pronto? Tonio. Avvisa Joaquin che è tutto pronto. Può venire tranquillamente in Guatemala. Ok, quadro. Con questo il carico è completo. Lo sai già, non devi spostare la coca finché non viene il Chapo. Quanto paga il tuo capo per le informazioni che cercava? Sì. Capo. Sono arrivate 5 tonnellate per il Chapo qui a El Salvador. Dicono che verrà a prenderle di persona. Digli che siamo pronti. Posso solo aiutarti ad uscire dalla città. Poi è un problema tuo. È più che sufficiente. Amado mi ha detto che il Chapo cercherà di entrare in Guatemala per arrivare fino a El Salvador.
Lucia, passami il presidente del Guatemala. Subito, signore. Prendiamo questo figlio di puttana. Signor presidente, ho bisogno di tutta la sua collaborazione per arrestare un criminale molto importante del mio paese. È diretto verso El Salvador e vuole lasciare il Messico attraverso il confine con il Guatemala.